l'emozione di poter esprimere i sentimenti di questa sala, nel dire che da Jesuit Charlie, Luçon Charlie rappresenti bene questa sala. E diamo subito la parola a Gaël De Santis, della giornalista della De Humanité. Buongiorno compagni, vi ringrazio per l'invito, vi ringrazio anche per quelli che si sono mobilitati nelle certe città in Italia. Siamo zitti che si sente bene, vi ringrazio per tutti quelli che si sono mobilitati in Italia, perché è stato uno shock in Francia quel mercoledì 7, quando stavamo per raccontare noi tutti. Tutti i dipendenti dell'azienda riuniti per festeggiare il nuovo anno, e ci arriva la notizia sui telefonini che c'è stata questa strage a Charlie Hebdo, dove hanno ucciso tre generazioni di caricaturisti francesi, quelli fuoriusciti dal 68, quale Molenski, come lo diceva Marco Revelli. C'è Charlie, che ha fatto, è arrivato dopo, e dopo T-News, che si indirizza proprio ai più giovani di noi, e lui è molto visto, e anche un economista, una delle rare voci di sinistra in economia sulle onde francesi, Bernard Maris, e non dico tutti gli altri. E subito popolo di Francia in tutte le città, Piazza della Repubblica, Parigi, si è messo in cammino per dire no, per dire che i valori nostri, quelli della Repubblica, e soprattutto la libertà di espressione, che è più riassunta nel Charlie Hebdo, che è una grande storia in Francia di queste vignette che caricaturano i poteri forti, che arriva nel 700, già nell'800, loro sono ora la punta avanzata. E l'indomani, la domenica, la manifestazione è passata proprio da Boulevard Voltaire, che è Voltaire, un filosofo dell'industria, simbolo di tolleranza e anche simbolo della libertà di espressione. Questi terroristi hanno ucciso sempre, come fanno sempre, hanno ucciso ebrei perché ebrei, giornalisti perché giornalisti, militanti di sinistra. Si vede la giornalista, questa gente che rappresentano politicamente. E perciò io vorrei dire che cos'è Charlie, perché c'è stato questo Je suis Charlie, che è andato anche sullo schermo della borsa di New York. Diciamo, che cos'è Charlie? È uno giornale che prima Arachiri, dopo Charlie, è stato un giornale sempre contro i poteri forti, e fra questi poteri in Francia c'è anche la Chiesa, perciò ha avuto a volte dei sentimenti laici, stralaici, anche anticlericali, se si può dire, è così per le religioni. Però non era solo materia di critica di religione, era anche una critica acerba della società. Perciò al funerale di T-News si è cantato Bella Ciao, perciò ieri si è cantato l'Internazionale al funerale di Charlie, il direttore di Charlie Hebdo. Loro fanno parte del patrimonio della sinistra, avevano nelle nostre colonne, potevano esprimersi, ogni settimana avevamo due o tre di loro che facevano le caricature. Lunedì doveva disegnare Charlie tra di noi, e dunque abbiamo fatto questa coperta col spazio fatto per lui, perché facesse il disegno in mezzo al popolo della Francia. Non è finita, perché loro erano vicino
alla sinistra erano vicino ai sindacati. Oggi, davanti a tutte queste tentativi di recuperazione, io voglio dire qualcosa, perché so che avete dibattiti politici sui termini del lavoro. Io voglio dire dove si collocavano quelli di Charlie Hebdo. Charles, una settimana prima, ci ha mandato le vignette per un numero speciale. Un numero speciale sulla legge Macron, che è un Jobs Act. Qual è il vostro? E ci ha fatto le vignette. Abbiamo deciso alla fine di pubblicarle nel questo numero speciale, perché loro erano vicino al sindacato. Una delle vignette di Charles diceva proprio questo: ci sono due poliziotti che vengono ad arrestare un sindacalista CGT, cioè manette, e c'è un poliziotto che dice all'altro: attento, perché magari questo sindacalista ha un codice del lavoro caricato con sé. Dunque era gente che stava contro i poteri forti, tutti i poteri forti. E le macchine non erano ancora asciutte, che già c'erano tutti i tentativi di recuperazione, quelli dell'estrema destra, di Marine Le Pen, che già il giorno dell'attentato dice si deve liberare la parola. Il suo padre, Jean-Marie Le Pen, dice: mi presento alle elezioni in tale regione. Domenica a Parigi c'è gruppetti di estrema destra che proveranno di fare una manifestazione di tipo Pegida, quale quelle che vediamo, queste manifestazioni di odio contro i musulmani che vediamo in Germania. A destra c'è chi, come il consigliere di Sarkozy, che dice dobbiamo fare misure di sicurezza, dobbiamo farle certo, però aggiunge dobbiamo accettare delle restrizioni delle nostre libertà. C'è Donald Tusk, il presidente del Consiglio europeo, che dice al Parlamento europeo che ha bloccato i dati, la trasmissione di dati dei passeggeri aerei e Stati Uniti, dice dovete smetterla, dobbiamo rimettere questa cosa in campo. Questo per la destra, questo per l'estrema destra. Per noi il governo Hollande vuole proseguire con la sua politica internazionale. Già è stato fautore, è stato presente in Mali con le sue guerre, vuole intervenire di nuovo in Libia, vuole intervenire in Nigeria. Sempre la solita soluzione. Però noi ricordiamo che certo questa lotta a questo jihadismo non si ferma alle nostre frontiere, perché uccide oggi in altre capitali, quale a Baghdad, quale a Kabul, quale anche a Alep, uccide in Tunisia, dove c'è stata una rivoluzione popolare, dove hanno ucciso gente progressista. Ricordiamo che hanno ucciso Choukri Belaïd un po' più di un anno fa, un avvocato di sinistra. Però questa lotta senza frontiere, magari siamo in una logica grande, però le forze che lottano, democratiche che lottano contro il jihadismo sul terreno, quali i compagni del curdi a Kobane, loro non vengono aiutati. Ci avevano fatto i disegni per i curdi, la gente di Shakri, alcuni tempo fa. E dunque sarebbe caso oggi di porsi la questione: le guerre della NATO che fine hanno fatto? Sarebbe il caso proprio che l'Assemblea delle Nazioni Unite, siccome sono i popoli che lottano contro il terrorismo nei paesi diversi, sarebbe il caso che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e non la NATO faccia il bilancio di tutti questi interventi che hanno creato focolai di jihadismo senza frontiere. Questo vediamo che anche la Francia non interroga le sue responsabilità, o non dice
Nigeria. Jane ha dato immagini dove la Francia ha indebolito lo Stato maliano, che non è stato capace di reggere da solo all'offensiva dei ribelli del nord e dei jihadisti, ribelli del nord che hanno avuto contatti col governo francese e li ha aiutati in questi anni. È proprio ora di cambiare politico, perché, come lo diceva Marco Revelli, il mondo sta a un bivio. E c'è un altro punto: quello che sta passando in Francia, si vede che abbiamo una società divisa, con parte della popolazione che è segregata, che non ha accesso a scuola buona, al lavoro, con diseguaglianze enormi che feriscono la Repubblica, che dovrebbe essere di tutti perché ci fa cittadini uguali. Dunque questo attentato ha riaperto in Francia dibattiti. Quelli hanno voluto uccidere Charlie, l'hanno detto nella strada: abbiamo ucciso Charlie. Però Charlie era qui per il dibattito, e infatti hanno riaperto il dibattito, non hanno ucciso Charlie vive, viva Charlie! Grazie. Grazie davvero a te.